o fuori. Se vogliono assicurarsi il passaggio di turno devono cercare tre punti. Se non dovessero ottenerli invece è probabile che debbano fare le valigie e tornarsene a casa. La tensione qui allo stadio, devo dire, si taglia con il coltello. Un nervosismo quasi insopportabile. Per gli spettatori neutrali invece il divertimento è assicurato. E noi siamo contenti di raccontarvi tutti gli sviluppi della gara. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. In piedi, mano sul cuore e pronti a cantare sulle note dell'amato inno di Manè. Le storie importanti si costruiscono un passo alla volta. Oggi serve l'ultimo per ottenere la qualificazione. Da quel che ho visto nel pre-gara, non credo che l'allenatore possa fare altro per motivare. Hanno la convinzione e i mezzi per imporsi sugli avversari. Stiamo parlando di professionisti. Qualche altra partita importante l'hanno già giocata. In uscita dagli spogliatoi, questi hanno un solo pensiero in testa, i tre punti. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Alessio Romagnoli, un ottimo difensore, dotato di forza fisica, ma anche di tecnica e personalità. Non mi sorprende, Fabio, che venga paragonato a un altro famoso difensore del Milan che come lui indossava la maglia numero 13. Tra l'altro io questo lo conosco bene. Buon giocatore, non c'è dubbio. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. La gioca sulla destra. Se ne va. Cross verso il centro. E il portiere fa suo questo pallone in mezzo. Mancini recupera palla. Vuole il lancio filtrante. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Prova a giocarla in profondità. Cerca il tiro. Parata di Donnarumma. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Sceglie di battere corto. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Pallone lungo in verticale. Poteva essere un'azione importante. Difesa però ben posizionata. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Pronto al tiro! Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di nulla. Cerca la soluzione aerea. Fuori di poco, sfortunati qui. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Marco Verratti. Florenzi. Ripartiranno con una rimessa laterale. Scatta verso il pallone.
ha spazio sulla fascia. In posizione per il cross. Palla in mezzo. Occasione da rete. Un buon tentativo, tutto sommato, anche se non è andato a buon fine. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che siamo riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Marco Verratti. Scodella in avanti. Florenzi. Ribalta il gioco sull'altra fascia. Riceve un buon pallone dall'altra parte del campo. L'Italia sta mettendo gli avversari in difficoltà. Vuole chiarire la situazione fin dai primi momenti di gara. Può calciare a rete. Traversone in arrivo. Cerca il compagno libero. Cerca l'uomo là davanti. Ecco un'occasione di contropiede. Jorginho riesce a resistere all'assalto dell'avversario. Cerca una soluzione con la palla lunga. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Può crossare. Elegante. Vediamo se crossa. Cross verso il centro. Aveva tanti compagni all'interno dell'area di rigore che potevano sfruttare il suo cross. Non è stato preciso. Decide di sfruttare la fascia. E il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questa è l'ultima, amico mio. Non si fa cogliere impreparata. Jorginho. Errore che potrebbe metterli nei guai. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. E passa. Crossa il pallone. Ci prova. E c'è il colpo d'Italia. E segnano il primo gol dell'incontro. Da lì è senza difensori e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Sono davvero determinati, vogliono qualificarsi ad ogni costo. Mancini. Tocco morbido. Chiesa si allunga per arrivare al pallone. Occasione per il contropiede. Marco Verratti, di forza. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Quando segni inferiorità... Qui cercherà il tiro! Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Questo è un chiaro esempio di quanto possono essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Avanzare l'azione con il lancio lungo. È attento e allontana senza problemi.
Occasione per Jorginho. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Palla di nuovo verso il centro. Arriva nella tre quarti avversaria. Pallone dentro. Occhio alla conclusione. Grande giocata al volo. Ha colpito benissimo la palla. Fosse stato un po' più preciso sarebbe entrata. Lungo passaggio in avanti. Alessio Romagnoli si è fatto trovare pronto. Chiesa. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Jorginho prova immediatamente in avanti, si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Cerca il numero. Occhio al tiro, un sacco alle spalle del portiere. Vantaggio che comincia a essere molto comodo. Anche alcuni tifosi avversari stanno applaudendo. È stato un tiro magnifico. Che tiro pazzesco. Ha calciato bene, si è coordinato nella maniera giusta. Una conclusione splendida. La messa proprio dove il portiere non poteva arrivare. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Zero dunque. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Marco Verratti. Alessio Romagnoli prova a prolungare. Uno dei portieri ha subito due gol in rapida successione. Partita che ha quindi preso una direzione ben precisa. Mette in mezzo il traversone. La palla esce, beneficeranno di un corner. Da lì può concludere, attenzione al tiro. Allontana il pericolo. C'è la palla lunga in avanti. Può concludere. E no, niente, è finito il fuorigioco. Il portiere la calcia lontano. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Romagnoli la fa sua. Pallone lungo in verticale. Spazza via senza fronzoli. Jorginho. Un'altra azione in copertura. Va via di forza. Ecco immobile. Cerca un compagno. Chiesa! Di vantaggio, si spegne la luce per gli avversari. Troppo solo, cosa possiamo aggiungere? Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete, ma è riuscito a sfruttare al meglio l'imbeccata perfetta. Gran gol.
1-0 dunque. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Jorginho. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo. Questo è un classico esempio di mancanza di lucidità, vedi Fabio? Questo fallo doveva essere evitato. Svantaggio. Adesso due reti. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Non mollano, hanno trovato un gol importante. Florenzi. L'Italia è in vantaggio mentre si avvicina la pausa. Si libera la grande. Occhio al tiro. La mette in rete. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale. Ha fatto davvero tutto alla perfezione. Ecco che è arrivato il terzo gol per lui nella competizione. Si riparte con una differenza di 3 gol, non poco. Tenta di scavalcare la mediana. Florenzi. E il tocco è verso il portiere. Lungo pallone in avanti. E trova il compagno. Bella apertura. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Immobile. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Prova a spingere sulla sinistra. Qui deve tirare. Il pallone spinge! Non c'erano compagni a suggerire una soluzione diversa. Bel tocco in avanti. E il portiere controlla senza problemi. E il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. Romagnoli la fa sua. Mancini. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Tenta l'affondo sulla destra, buona la sua progressione. Ottimo dribbling, può metterla in mezzo. La gioca all'indietro. Tocco preciso. Lotta, perde l'equilibrio. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. L'euforia sembra riempire l'aria, Fabio. I tifosi avrebbero voluto che il primo tempo non finisse mai. Non so se la gara continuerà su questi binari nella seconda parte. C'è anche un vantaggio da difendere. Non è facile recuperare 3 gol, anche se ovviamente in 45 minuti tutto è ancora possibile. Nei prossimi 45 minuti si decideranno i giochi di questo girone. Marco Verratti.
Scodella in avanti. Ottengono una rimessa laterale. Florenzi. Alessio Romagnoli fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Florenzi cambia gioco. Chiesa. Tentativo di allungare il gioco. La butta via e fa respirare la difesa. C'è il lancio lungo. Emerson. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Vuole la profondità. È in ottimo. La toglie dalla porta. E il portiere compie una splendida parata. Il portiere è stato bravissimo a chiudere lo specchio della porta e a indurlo a sbagliare. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Preferisce il retropassaggio. Può colpire. E sembrano davvero non volersi fermare. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Quarto gol messo da lui a segno in questa competizione. Ormai sembra una partitella d'allenamento. Lungo passaggio in avanti. Respinta della difesa. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. La gioca in profondità. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Cerca la profondità. Palla intercettata. Ottimo il suo senso della posizione. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Chiesa non ha trovato il tempo giusto per il suggerimento. Perde il duello fisico con l'avversario. C'è l'opportunità per il contropiede. Ecco Jorginho. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Può tentare la conclusione. Ottimo l'intervento del portiere. L'efficienza nel contrattacco è una delle migliori opzioni a loro disposizione. Devono essere più cinici. Cambio di fronte. Riceve dall'altra parte del campo. Gioca con un pallone lungo. Hanno ottenuto un fallo laterale. Il gol a inizio di secondo tempo ha spianato la strada. Adesso però questa strada va percorsa con l'organizzazione, il carattere e l'aggressività. Chiesa. Ecco il tiro immobile. E adesso sta diventando un'umiliazione. Devo dire che non mi aspettavo una simile batosta, ma bisogna comunque rendere onore al merito degli avversari. Hanno giocato una gara fantastica. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. I rapporti di forza sono chiari al momento.
Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Cerca di pescare il compagno col filtrante. La gioca a sinistra. Immobile. Vedo una difesa cauta che lascia anche qualche metro. Ma perché questa marcatura leggera, secondo te, Luca? Per non attaccare troppo la palla ed evitare di farsi superare in velocità con tocchi filtranti, direi. C'è la palla lunga, in avanti. L'appoggia sulla fascia. È fuori gioco per lui. L'estremo difensore la calcia lunga. Chiesa. Parecchie attenzioni, chiamiamole così, speciali per gli attaccanti oggi. Non è una sorpresa. Quando un giocatore finisce sul tabellino dei marcatori viene identificato come pericolo pubblico numero uno. Pericolo! Sceglie il lancio lungo. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. La mette sulla sinistra. L'Italia ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. La qualificazione sembra al sicuro. Decide di sfruttare la fascia. La cross in mezzo e va a colpire di testa. Buona scelta di tempo per il colpo di testa. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro in quanto uomo. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Palla giocata in verticale. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Alla peggio nello scontro di forza, prova a verticalizzare. Non impensierisce la difesa. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Alessio Romagnoli. Allarga il gioco. Chiesa. C'è un tackle duro. Ottimo disimpegno, fondamentale. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Cross in arrivo. Immobile, riconquista la palla. Opportunità di ripartire. Calcio di punizione per l'Italia. Una munizione che non sorprende più di tanto. Alessio Romagnoli. Pallone lungo, in verticale. Mancini recupera palla. Pallone alto nello spazio. Marco Verratti. Zaniolo. Ha già messo a segno una doppietta in questa partita. Provano a partire in velocità.
prova la giocata nello spazio. L'Italia si salva in questa occasione. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto. Prova il tiro! Ecco il tiro! Parata di Donnarumma! Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Il direttore di gara interrompe l'azione, si ripartirà con un calcio da fermo. Intervento brutto e c'è il secondo giallo, e dunque un uomo in meno. Decisione ineccepibile quella dell'arbitro, il giocatore se ne va sotto la doccia. Qui protesta, ma deve fare attenzione a non esagerare, può anche peggiorare la sua situazione. E ora dovranno giocare il resto della gara 10. La difesa se la cava col grande mestiere. La difesa riesce a cavarsela in questa occasione. Belotti, bell'intervento difensivo. Scodella in avanti, vediamo se il lancio arriva a destinazione. L'Italia ha la qualificazione in tasca, se non ci saranno sorprese dell'ultimo minuto. Sicuro qui il portiere nell'intervento. C'è la palla lunga, in avanti. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Alessio Romagnoli. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Ci mette il fisico e conquista il pallone. La gara entra negli ultimi 5 minuti. Ha la possibilità di andare verso la porta. Cerca di lanciare il compagno. E trova bene il compagno. Prova il cross in aria. Ora Belotti. Vediamo se può capitalizzare. Riesce a sfondare. Conclusione. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Palla in avanti verso il compagno. E il portiere la fa sua. Zaniolo. È un'occasione. La palla va sul palo! Tenta la conclusione! Gioca una palla lunga. Mancini, palla lunga a cercare il compagno in avanti. E c'è un bel pallone in avanti. Sulla fascia, è libero. Può crossare in area. Jorginho. E l'arbitro chiude qui la partita. Ce l'hanno fatta dunque, con questa vittoria passano alla fase eliminazione diretta. Non commettono passi pazzi e ottengono la seconda vittoria in due gare. Invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? La qualificazione è il primo passo di una squadra che veramente ha dimostrato di essere concreta. Dovranno sfruttare questo slancio per fare bene nella prossima fase. Siamo ai saluti finali. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico da casa.